tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, in questo video parliamo di 10, dovrebbero essere circa 10 super scoperte del periodo. Iniziamo, sono scoperte miste, non c'è make-up, anche perché vi ho registrato, penso uscirà prima di questo, adesso vediamo un video di recensioni di novità make-up, quindi vi ho già ampiamente parlato lì di tutte le novità make-up del periodo che ho provato, poi arriverà il video aggiornamento del progetto di smaltimento make-up, vediamo un po' che cosa ho terminato, vedremo prodotti che andrò a inserire, quindi anche lì parleremo di make-up e poi vi parlerò anche, penso, di quelli che saranno, sono stati, oltre alle novità, i prodotti che più ho utilizzato e riscoperto nel periodo, che è una cosa che mi piace sempre fare perché, insomma, mi piace andare, sapete, sì, a provare nuovi prodotti, che è la cosa che mi diverte, mi piace fare, però mi piace anche riscoprire i prodotti che ho nei cassetti, riparlare anche di loro, quindi andremo poi a vedere un po' anche quello che ho più utilizzato in questo mese, anche tra quello che ho ripescato nelle varie make-up bag che vi sto facendo vedere mensilmente. Però adesso vediamo nel mondo, nel panorama beauty un po' più generale, quindi creme corpo, profumi, cose varie, skincare, 10 prodotti che ho trovato davvero eccezionali. Allora, direi di partire da creme. Allora, partiamo da una crema piedi. Io per le creme piedi solitamente acquisto quelle di Balea perché a un piccolo prezzo ho un'ottima resa, insomma per i piedi vanno benissimo. Poi si può utilizzare anche la crema corpo o quello che si vuole, magari una crema viso anche che non piace la potete utilizzare per i piedi, però solitamente acquisto anche queste di Balea, magari più specifica per i piedi, resta magari un pochino più ricca e quindi per pochi euro che costano le acquisto. E tra le ultime prese c'era il Fuss Butter Tropical Walk, un burro piedi con burro di karité ed estratto di passion fruit, trattamento intensivo che rende morbidi anche i piedi secchi, e il profumo tropicale di passion fruit dermatologicamente testato. Allora, vi confermo la profumazione al passion fruit, quindi assolutamente perfetto per la stagione estiva, è proprio una profumazione tropicale. Adesso non so se è il passion fruit perché non mi ricordo la profumazione, non so neanche se l'ho mai sentita la profumazione del frutto della passione, ma sicuramente è una profumazione tropicale, quindi azzeccatissimo veramente questo prodotto per l'estate. Mamma, mi piace tantissimo. E la cosa bella di questo burro piedi è che per essere un burro resta un pochino più leggero anche di quello classico che utilizzo solitamente, che mi piace tantissimo, però lo trovo ancora più ricco, un po' più pastoso se vogliamo, quindi ci metto un attimino di più a massaggiarlo e quindi si assorbe con un po' più di difficoltà, ovviamente resta bello ricco, quindi per i piedi molto secchi, però va molto bene. Però questo anche con la stagione un po' più calda resta comunque un burro, quindi sui piedi è più ricco di una crema corpo leggera che andiamo a mettere magari sul resto del viso. Riesce comunque a dare quella giusta idratazione profonda ai piedi, per le secchezze dei piedi, però assorbendosi più facilmente, con più facilità, restando un po' meno pesante. E quindi proprio lo preferisco in questo periodo lui rispetto al mio classico burro piedi di Balea, proprio perché si assorbe meglio, resta un pelino più leggero, me li idrata comunque molto bene, me li lascia lisci e morbidi e ha questa profumazione tropicale che è anche in linea molto più con l'estate. Quindi direi che è proprio una versione un po' alleggerita, perfetta per la stagione estiva. Per intenderci, la versione mia solita del burro piedi è questa, al burro di cacao e olio di noce di cocco vergine. Ecco qua, lo utilizzo parecchio. Allora, anche questo ha una profumazione che a me fa letteralmente impazzire. Non so se questo burro cupucau. A me piace tantissimo. Anche la profumazione di questo burro ha qualcosa anche qui di, cioè, non so se di estivo, però mi piace. È una profumazione che sta bene secondo me anche in estate. Questa è proprio tropicale. E ripeto, la texture resta meno corposa. Questo comunque è ottimo, io ve lo consiglio anche in inverno con i piedi molto molto secchi. È un bel trattamento per i piedi, devo dire che mi ha aiutato tantissimo con i talloni. Da quando lo utilizzo i miei piedi sono molto più lisci, morbidi, con meno secchezze. Veramente ottimo, ormai di questi ne avrò finiti diversi nel tempo e però per la stagione anche più calda questo burro mi piace tantissimo. Poi sempre di Balea ho trovato la prima crema corpo che veramente mi piace, non tanto, tantissimo,
È ovviamente una crema corpo più estiva, primaverile, o se comunque non avete normalmente una pelle estremamente secca, perché è una lozione ed è questa lozione corpo e siero idratante 2 in 1 con acido ialuronico. Sono 200 ml di prodotto per pelli normali fino a secche, più normali che secche. La formula arricchita con acqua di fico d'India di veloce assorbimento rende la pelle liscia morbida. Allora, a parte che per questa stagione è meravigliosa perché è una lozione corpo, bella leggera, che resta proprio a quel tocco fresco di queste lozioni corpo che in estate sono molto piacevoli. E la cosa che più mi colpisce è che questa non fa assolutamente patina o scia bianca. Di solito tutte le creme corpo di Balea che ho provato fino ad oggi le dovevo sempre massaggiare perché altrimenti rimaneva un po' quella patina, quella scia bianca. Questa no, quindi io impazzita. Mi piace tantissimo e anche la texture devo dire che è favolosa perché per rimanere così leggera è un prodotto che comunque dona idratazione, proprio una lozione siero, però non ha quel tocco in gel leggerissimo che poi non apporta nessuna idratazione sulla pelle. Io sento comunque la pelle non nutrita sicuramente, però più idratata, più elastica e più morbida. È proprio piacevole anche come sensazione al tatto dopo averla applicata. Quindi la trovo una soluzione favolosa, magari anche per chi ha la pelle un po' secca, però in estate vuole un qualcosa di leggero. Quel tocco di idratazione, data probabilmente anche dalla presenza appunto di acido ialuronico, c'è, la sentite la pelle più elastica, però è leggerissima e non fascia bianca, è meravigliosa. Di questa ci vorrebbe la confezione assolutamente più grande perché 200 ml si finiscono abbastanza in fretta. Guarderò se esiste. Sarebbe bello che l'ambientassero anche in nuove versioni, uguali, magari anche con qualche profumazione. Anche Siva, io amante delle profumazioni. Se invece non amate le profumazioni, ma io di questa non avverto nessun profumo. E anche se non c'è scritto forse senza profumo. Però non ha un profumo particolare assolutamente. Mi piace da matti e sicuramente sarà una crema che apprezzerò tantissimo in questo periodo, in questa stagione. È veramente l'unica crema corpo di Balea che ad oggi mi sento veramente di consigliarvi. È ottima. Quindi felicissima questa di averla provata perché mi ero detta che volevo chiudere completamente con le creme corpo di Balea perché mi ero un po' stancata ogni volta riscontravo gli stessi difetti, invece per fortuna questa ho voluto provarla. Se non sbaglio, forse me l'aveva consigliata qualcuna di voi, beh, fatto sta che l'ho presa e sono molto contenta. Poi, altra crema corpo sensazionale, veramente stupenda. Vabbè, queste di Balea ovviamente costano molto poco, questa è più su un medio prezzo. Diciamo che non c'è tantissimo prodotto anche qui all'interno perché sono sempre 200 ml, secondo me sono un po' pochini, soprattutto se poi una crema corpo non costa pochissimo, per quella di Balea va bene perché costa molto poco, questa non so, costerà 15-20 euro, non lo so se poi è aumentato anche il prezzo, però è favolosa ed è la Fatal Attraction Firming Body Cream di Mula. Sapete che il packaging non è dei miei preferiti perché sicuramente ad un certo punto quando il prodotto inizierà sempre più a diminuire diventerà veramente difficoltoso farlo uscire. Stesso problema ce l'ho con le creme corpo di Acquolina, insomma, non è il mio packaging preferito, per ora non ho problemi perché bene o male ancora non ne ho consumata tantissima, però insomma preferirei un altro packaging e vorrei sicuramente una confezione più grande, però è una crema stupenda, appunto questa di Mulac, è una crema corpo, vabbè era studente, che sarà studente ma non mi interessa, non ci credo molto, è una formula con resina aromatica di olibano, ha una potente azione elasticizzante, rigenerante e tonificante, arricchita con oli afrodisiaci, di neroli ro e rosa, esalta il fascino e dona alla pelle levigatezza e setosità, la texture setificante con micro particelle illuminanti, multiriflettenti, rende la pelle subito più luminosa, luminosa e magnetica. Allora, la cosa che vi posso dire è che ha una texture meravigliosa anche in questo caso, perché anche questa si assorbe veramente in un attimo. È una texture leggermente, direi comunque leggerissima. Sì, non ha proprio il tocco fresco, però ha una texture anche qui che veramente resta molto molto leggera sulla pelle, quindi io lo trovo anche qui un prodotto molto indicato per la stagione più calda, perché sembra sempre più una lozione, non è proprio una crema corposa e si assorbe in un attimo senza assolutamente alcuna patina bianca. Ora, la luminosità è data dalla presenza probabilmente di micro
micro brillantini, devo dirvi la verità, che ci sono, però non mi danno assolutamente fastidio sul corpo, poi non è che si notino, devo andarli a guardare un po' con la luce, di quelli avrei fatto anche a meno, però poco mi interessa, e mi piace tantissimo la texture, e anche questa, anche più di quella di Balea, questa vi dona proprio una bella idratazione, nonostante la texture leggera, è proprio un'idratazione bella, come... Ora, il rassodante, oh, vabbè, che basti una crema per rassodare ci credo poco, però sicuramente l'aspetto di levigatezza, più setosità, è proprio una pelle, quando l'ho applicata su tutto il corpo io mi sentivo proprio la pelle liscia, morbida, setosa, proprio piacevole, toccavo le gambe ed erano proprio super lisce e morbide, un effetto, una sensazione stupenda, veramente stupenda. Con questa texture meravigliosa, perché veramente se le creme si assorbono in 0 secondo, io sono la persona più felice della terra, e mi piace da matti. Allora, la profumazione in questo caso c'è, è particolare. Non riesco a dirvi bene che profumo è, anche perché appunto contiene neroli, rosa, questo resina aromatica di olibano. Infatti ha una profumazione particolare, non ha una base dolce, non è una base... aspra, agre, pungente, è molto particolare, non ve la so descrivere, però secondo me nella sua particolarità per una crema corpo è una profumazione che va bene anche come base per diversi profumi che si vanno poi ad applicare al di sopra, acque profumate. Questa secondo me sta bene sia che andate a mettere poi dei profumi più dolci o profumi un po' più floreali piuttosto che un po' più intensi, pungenti, sta bene un po' con tutto perché è particolare ma neutra come profumazione, ecco, bellissima crema corpo, io questa la riacquisterei assolutamente e questa penso che la ricomprerò perché lascia la pelle con proprio un effetto di morbidezza e setosità stupenda, veramente bella, morbida, elastica. Quindi due belle creme per l'estate, questa a un punto prezzo veramente minimo, però ve le consiglio entrambe, ovviamente questa di Moolak vi dà ancora quell'idratazione in più, insomma una crema un pochino più lussuosa se vogliamo, però veramente ottime tutte e due, contentissima di queste creme corpo. Poi passiamo un attimo a dei profumi, perché qui, allora, ho provato un po' di profumi acque profumate. Allora, parliamo di cocco, un'acqua profumata al cocco che mi piace da matti, inizialmente non ero convinta, invece mi ha estasiata, è questa di Sephora Collection, è buonissima, questa body mist al cocco. È favolosa, è la body mist tra quelle che ho provato fino adesso perché ho ancora tanti altri profumi acque profumate da testare e poi arriverà anche il video dedicato per l'estate, diciamo che per i primi di luglio vorrei parlarvi un po' dei vari prodotti per l'estate. Questa però intanto vi dico buonissima, se volete proprio un'acqua profumata che sappia di cocco ed anche una buona persistenza per essere un'acqua profumata, perché lo sentivo anche dopo un po' di tempo, questa è buonissima, sa proprio di cocco, di latte di cocco, è buonissima, veramente un sacco, quindi la promuovo al 100% sia per profumazione che per durata. Devo dire che per ora le acque profumate di Sephora Collection a me sono piaciute, ne devo provare ancora una, poi vi farò sapere, quella al monoi, di quella anche la crema corpo, avevo provato quella al mango che mi aveva letteralmente rubato il cuore, ma non c'è più, nelle nuove versioni non c'è più. E se vogliamo proprio profumare al 100% di cocco, sicuramente una accoppiata stupenda è questa acqua profumata di Sephora Collection insieme al profumo Coco Ice, che è un eau de toilette da 100 ml di Saphir, questa linea di profumi alla frutta, ne voglio anche assolutamente prendere un altro di questi, perché lui l'ho trovato ottimo, tra l'altro qui abbiamo una combo super economica, perché parleremo di 10 euro, 15 euro di acqua profumata, e idem per questo profumo, che tra l'altro ha un pack molto carino, secondo me, con questo tappo rotondo, e anche questo profumo sa proprio di cocco, è buonissimo, è proprio un profumo, mamma mia, è proprio cocco estate, è incredibile.
Sono le due profumazioni più coccose che abbia trovato al momento, di quelle che ho provato, poi ne ho anche altre da provare, quindi vi aggiornerò, però per ora come combo al cocco mi sento assolutamente di consigliarvi questa, che oltretutto è super economica, sono fantastici, veramente devo dire che poi entrambi per il piccolo prezzo hanno, e considerando che questa è un'acqua profumata e questo è un eau de toilette, hanno comunque una buona persistenza, ovviamente non tutto il giorno, però una persistenza assolutamente che ci sta, rapportata anche al prezzo, e quindi non posso che promuovere sotto tutti i punti di vista, e oltretutto sono proprio le profumazioni più coccose, mamma mia, che abbia trovato fino adesso. Quindi quando voglio sapere profumare di cocco, loro sono meravigliose, ve le consiglio al 100%. Invece, sempre restando su profumazioni super estive, lì al cocco, qui invece più un mix di... In realtà io faccio questi abbinamenti, sto utilizzando ancora questa crema corpo, quindi comunque profumi tropicali, questa crema al mango, questa crema corpo di Sephora Collection, di cui avevo anche l'acqua profumata, che era meravigliosa, quel profumo di mango. Ne devo trovare una che sappia di mango come quella, perché era meravigliosa. Se ne avete un profumo, un'acqua profumata che sappia di mango, che sia buonissima, ditemelo. Questa è meravigliosa, appunto, anche come crema corpo. La profumazione di mango è buonissima, veramente buonissima. Mi è rimasta appunto ancora la crema corpo, che tra l'altro è una texture stupenda, perché no, adesso questo era formato un grumo, ma è anche qui una crema corpo che si assorbe in un attimo, dona una bella idratazione, giusta ovviamente per essere una crema non ricca e pesante. Mamma, con questo profumo di mango, no, veramente non potete capire. No, è troppo buona. È come un ghiacciolo al mango. Dico questo perché proprio l'altro giorno ho preso un ghiacciolo al mango. Mamma mia, è anche più buono. È più buona la crema corpo, è troppo buona, è buonissima. Sa proprio di mango al 100%. Con la sua acqua profumata era da svenire, perché mi avete tolto quella al mango? Comunque, io sto continuando ad utilizzare anche lei, anche se non credo si trovi più, con questo profumo di mango che sa di veramente estate, cioè proprio vi sentite in spiaggia. E al di sopra, come profumi, quando metto questa crema corpo, poi vado con o il Bounce Bounce di Malizia, questo è il Miami Pop, che è proprio il profumo più estivo tra quelli dei Bon Bons di Malizia. Qui c'è l'anguria come disegno, ma in realtà io qui sento proprio profumo tropicale. Questo sa di un mix di proprio frutti tropicali. Per me è un mix di mango, papaya. Sì, è proprio un mix buono, dolcino, ovviamente vi deve piacere questa base sempre un po' dolcina, che so che non fa proprio impazzire tutti, vi deve piacere proprio il genere dei Bones Bones, però devo dire che è molto molto carino, è probabilmente il mio terzo preferito questo tra tutti i Bones Bones di Malizia, dopo il Milk Cake, poi quello alla vaniglia e direi poi questo. Questo proprio perché è proprio un profumo d'estate, un profumo tropicale, dolce, per il piccolo prezzo è super carino, insomma, se vi piace questo genere è delizioso e poi si abbina bene appunto anche con varie acque profumate, creme corpo che hanno questi profumi ai frutti tropicali. Altrimenti, molto carino, sempre super economico, perché sono praticamente tutti profumi economici, abbiamo anche questo al Tiare di Giardino dei Sensi, Tiare esotico. Questo profumo io l'ho preso online su Douglas, perché non avevo trovato la versione al Tiare negli store, però dovrebbe esistere, dovrebbe esserci anche la crema corpo, ma è sempre sold out. E devo dire che è molto carino anche questo al Tiare, per un piccolo prezzo, perché mi ricorda anche lui l'estate. Questo è il classico profumo al Tiare che sa di crema solare, insomma, che sa proprio anche qui di estate. Se faccio questa accoppiata, se metto questa accoppiata di prodotti, mi sento catapultata in spiaggia, magari al bar della spiaggia, mentre mangio, o non so, un ghiacciolo proprio, un gelato, mi dà proprio, non so, mi viene in mente Se quello. invece Invece metto questo profumo, mi sembra di essere in spiaggia mentre mi applico la protezione solare. Quindi sono tutti piacevoli, perché proprio mi danno queste vibe molto estive, proprio sembra di essere al mare, vi ricorda proprio il mare, in modi diversi, insomma, come profumazione.
un po' distinte, però tutte molto carine. Qui se volete un qualcosa proprio di più dolcino, che sape proprio di frutti estivi tropicali, questo è un profumo Altiaré che sa proprio di protezione solare, di crema solare, vi sembra di stare sotto l'ombrellone a mettere la crema solare. Sapete di quello, però con una base dolcina, però piacevole, molto carino, insomma, per il prezzo è carino anche lui in questo periodo, secondo me. Quindi un bel profumino a un piccolo prezzo. Poi devo dire che un bel profumo, anche questo economico, magari leggermente meno rispetto a quelli che vi ho fatto vedere adesso, però è sempre un profumo abbastanza economico, questo di Elizabeth Arden, il Green Tea Coconut Breeze. Qui abbiamo, quanti ml saranno? 100, secondo me bellissimo. Diciamo che questo è un economico, ma già un po' con un packaging più bello, si presenta meglio, veramente il packaging è bellissimo. Comunque con lo sconto l'ho pagato tipo 20 euro. È molto carino. Questo, se non sbaglio, è Eau de Toilette. Allora, la persistenza non è incredibile, ovviamente, però per me. E lo sapevo, lo immaginavo, l'avevo anche provato, quindi avevo visto che la persistenza, risentendomi, non era delle migliori, però è troppo buono questo profumo. Questo lo metto quando proprio voglio qualcosa di estivo, che sappia di estate, ma che sia estremamente fresco. Mamma mia, che buono! Questo proprio mi dà. Perché anche lui, Coconut Breeze, dovrebbe avere questa base un po' coccosa, però assolutamente non è il cocco la nota predominante, non sento il cocco assolutamente come nei profumi che vi ho mostrato prima. Questo mi dà proprio di freschezza, di brezza estiva. Mamma mia, buonissimo! Con una base non è né estremamente dolce, ma non è anche qui aspro, è proprio fresco, buono, leggero, sa proprio di brezza estiva, ma è buono, è veramente buono. Poi ha una nota di fondo che fuoriesce che mi piace molto, che non capisco cos'è, però ecco un profumo che sa anche lui estremamente di estate. Questo mi sa più di passeggiata al mare, magari verso al tramonto, magari quando la spiaggia è vuota o magari sul lungomare. Mi dà un po' più proprio quella sensazione quando magari inizia a fare un po' meno caldo perché il sole scende, quindi c'è quel leggero, magari quel leggero venticello anche sul mare di brezza estiva. Mi dà proprio di quello, a me ricorda proprio quello. No, è buonissimo, è veramente buonissimo. Infatti, io quando l'ho provato, l'ho detto lo prendo. Ovviamente, ripeto, la persistenza non è pazzesca, però è un profumo che a me piace davvero un sacco. Poi, per concludere, vi voglio citare anche questa acqua profumata di Nanni, Vento del Sud, che ho iniziato a utilizzare da poco, però vi posso già dire che è la mia profumazione preferita, probabilmente insieme dopo. No, lei vince sempre, lei vince sempre. Dove ti ho messa? Eccola qua, vaniglia e frutti, vince sempre. Non c'è nulla da fare, questa rimane la mia preferita, ne ho già terminata una, per me questa è fantastica, questa profumazione fruttata dolce che a me piace da matti, spruzzata sui vestiti, anche una persistenza che batte tutti i profumi che abbia mai provato. Poi ne ho prese diverse altre, devo dire che alcune sì, le ho utilizzate piacevolmente, ma nulla di che mi sta piacendo veramente tanto è Vento del Sud, perché anche questa è un'acqua profumata, dolcina, come piace a me. Ha proprio un profumo dolce che a me piace tanto. È proprio quel profumo dolcino che, allora, non è fruttata come questa, quindi questa è proprio una nota di vaniglia, frutti, dolce, intensa. Questa è una nota dolce più, delicata, se vogliamo, rispetto a lei. Meno persistente, infatti questa resta comunque la mia preferita, però ad esempio anche il layering con altri profumi dolcini la trovo molto carina come acqua profumata perché lascia proprio questo sentore di dolcezza molto molto piacevole che possiamo poi andare a intensificare con altri profumi. Quindi questa comunque molto molto buona, devo dire che l'altra mia preferita assolutamente è More Mousse. Quindi posso assolutamente dire che le mie tre acque profumate di Nani sono loro. Sì, assolutamente. La prima vaniglia e frutti, perché questa secondo me, ripeto, è buonissima. Appunto, sa di vaniglia, sa di frutti, ha questo profumo dolce, fruttato, buonissima per assistenza, soprattutto sui vestiti. Questa è unica e di questa comprerò la confezione più grande.
Poi, tra queste io direi More Muschio, poi, perché questa sa di fragolina di bosco che a me piace tantissimo, mi riporta i miei ricordi di infanzia quando andavo a raccogliere le fragoline nei boschi, mi sa proprio di quello. Quindi anche solo, mamma mia, no, che buona, solo per quello, per me è buonissima. E poi direi Vento del Sud, che ha questo profumo dolcino, che resta meno intenso, una nota meno definita rispetto a queste due, che però si presta molto bene, ripeto, come base di acqua profumata, anche per altri profumi da applicare sopra. Poi ci sono le altre, però ve ne parlo in un altro video, sarà un video anche di bocciati, perché appunto le altre non mi hanno colpita così tanto come queste, un po' perché i profumi sono proprio poco persistenti, hanno note poco definite, non mi dicono granché, o me le aspettavo diverse. Finire velocemente vi nomino anche queste maschere in tessuto, forse loro ve le ho già messe anche nei prodotti terminati, però ve le ricito. Queste maschere di It's Skin, ho fatto insomma prima questa al melograno, poi questa all'avocado, sono favolose, sono maschere coreane impregnatissime di siero che lasciano una pelle super idratata, liscia, morbida, fantastica. Questa all'avocado mi è piaciuta anche tantissimo, idratazione intensa, veramente favolosa. Sono tra le mie maschere, sono state tra le mie maschere in assoluto preferite, perché sono proprio ottime, lasciano una pelle meravigliosa, poi quando si assorbe bene il siero non resta appiccicoso, lascia proprio la pelle stupenda. E meravigliosa anche questa di Opieux, si chiama così, queste maschere in tessuto fatte con il pack che ricorda il cartone del latte. Questa era la versione Green Tea Milk. Avevo fatto questa maschera perché una sera mi sentivo la pelle un po' arrossata, un po' anche infastidita, un leggero sensazione anche quasi di, quando vi grattate un po', vi sembra che si arrossi un po', vi dia un po' fastidio. E questa è indicata proprio per le pelli un po' irritate, per avere una pelle poi, per dare una bella idratazione, e sono favolose. Questa mi è piaciuta tantissimo, effettivamente mi ha proprio anche sfiammato un po' la pelle dopo, non ho più avuto la sensazione anche un po' di prurito, di arrossamento. Sono super ricche anche loro di siero e vi lasciano questa pelle veramente meravigliosa, super idratata, bella, bella, bella. Effettivamente ho avvertito proprio anche la sensazione di piacevolezza e di disarrossamento, ecco, e anche un po' l'effetto lenitivo. Quindi, tre bellissime maschere. Terminato, queste sono le 10 meravigliose scoperte di questo video. Io vi mando un bacione grandissimo, aspetto di sapere nei commenti se avete provato anche voi questi prodotti, se vi incuriosiscono, sapete che vi attendo sempre giù. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!